Sapete qual è la terra di nessuno? È la terra che divide i due accampamenti che si devono scontrare nella battaglia. E la Bibbia ci chiama a non stare in un limbo dove non si è né ferventi e né freddi, si è tiepidi. Dio detesta questo. Dove ci troviamo? In che zona siamo? Signore, abbi pietà della nostra vita e permettici davvero, Signore, di poter riflettere sulla Tua parola. Ma sono anche convinto che Dio non deturpa, non ci toglie la libertà di scelta. Perché a scegliere saremo sempre noi. E che bello quando sentiamo di questo credente, di questo uomo beato che medita la parola di Dio e dice: egli sarà come un albero piantato. Noi abbiamo un riferimento molto chiaro, fratelli e sorelle, e il nostro riferimento è la parola di Cristo. E su quella parola stiamo radicando la nostra vita e la nostra esistenza. Egli è la nostra rocca eterna. Io voglio essere colui che responsabilmente ha deciso di non fermarmi sulla via dei peccatori. E quanto è bella la realtà del credente. Alberi piantati, resi stabili, che portano frutto, che non sono solo buoni da mangiare, ma anche belli a vedersi, perché hanno il fogliame che non si appassisce. Si vede che lì c'è vita, si vede che lì c'è luce, si vede che lì c'è l'opera di Cristo.